Benvenuti e bentornati a 10 Libri, la trasmissione format di Chaos Film dedicata agli autori in cui noi presentatori, è giusto, facciamo un passo indietro. Risponderanno comunque alle nostre domande e noi saremo solo una voce fuori campo. Quindi largo schermo agli autori e noi ci vediamo alla fine di questa puntata. Ciao. Nome? Federica Algieri. Da dove vieni? Da Corigliano Rossano. Come si intitola il tuo libro? Sei luce nella mia oscurità. A che genere appartiene? Romanzo rosa. Chi l'ha pubblicato? Albatros il filo. Chi sono i protagonisti della tua storia? Allison e Brandon. Ce li vuoi presentare? Allison, ragazza genuina e piena di talento, violinista. Brandon, imprenditore di successo. Il loro incontro sarà un colpo di fulmine? Sì. E loro sapranno subito di essere innamorati? Non subito, lo scoprirete. Quando si parla di amore ci sono sempre degli ostacoli da superare. Gli ostacoli per questa coppia saranno nel loro presente o nel loro passato? Passato. Nel passato di entrambi o nel passato di uno solo? Nel passato di uno solo. Allison aiuterà a rimarginare una ferita? Sì. E invece Brandon, in che cosa aiuterà Allison? A scoprire cosa significa l'amore. Che cosa auguri a tutti i tuoi lettori? Auguro a tutti i miei lettori di sognare e di amare. Un saluto per tutti noi. Grazie, ciao. Nome? Emilio Ialongo. Da dove vieni? Idri, provincia di Latina, il sud pontino. Come si intitola il tuo libro? Un saggio storico, Ippolito dei Medici. A che genere appartiene? Appunto, è un saggio storico. Chi l'ha pubblicato? Europa Edizioni. In che epoca si colloca la storia di Ippolito? Siamo nel pieno del Rinascimento italiano, i primi anni del Cinquecento. E che profilo aveva questo nobile toscano? Questo signore di razza era un rampollo della grande famiglia e potente famiglia Medici, come sappiamo, ma un grande umanista, un fine letterato, un apprezzato musicista, uno spirito eclettico, estremamente eccentrico, una forse delle personalità più eccentriche del Rinascimento italiano. E che è andato incontro ad una fine ingloriosa. Certo, quasi certamente è stato avvelenato, vittima di un gioco di potere delle grandi potenze egemoni, sia europee, la Francia e la Spagna soprattutto, sia del gioco degli stati italiani che costituivano la penisola nell'assetto politico di quel momento. E che ruolo ha avuto l'amore nella sua vita? L'amore ha avuto una importanza determinante nella storia di Ippolito. Lo porta anche a un impaesamento diverso dalla sua realtà toscana e romana, appunto il soggiorno in questa zona, innamoramento per questa nobildonna Giulia Gonzaga che governava questa contea. Un saluto ai tuoi lettori. Mi auguro di essere riuscito nel lavoro, sarete voi a giudicarlo, e vi auguro una buona lettura. Nome? Marco. Cognome? Antefermo. Da dove vieni? Bari. Come si intitola il tuo libro? La città di sotto, cronache di un samurai metropolitano. A che genere appartiene? È un romanzo, un po' fantasy, che racconta la vita reale di persone che vivono in condizioni normali. È un racconto fatto di relazioni personali tra figli, nonni, amici, vite normali, sia su che giù. E questo mondo che tu immagini, che cosa ci racconta della natura umana? Quindi il tema fondamentale è la consapevolezza di se stessi e della realtà che ci circonda. Questa consapevolezza deve appartenere a tutti. Attraverso il protagonista Tommy cerco di mettere in contatto realtà diverse. In una c'è più consapevolezza, nell'altra, nel mondo di sotto, gente chiusa, invisibile, ce n'è meno. Ed è questo, diciamo, il tema fondamentale. E a che lettore è voluto parlare? È un libro molto elementare, poi alla fine. Un pubblico dai ragazzi di 14 anni fino all'infinito. È una storia pulita, nel senso che ci sono solamente relazioni umane all'interno di questa storia. Tocca molte problematiche sociali di vita quotidiana, poi alla fine. Un saluto per i tuoi lettori. Ciao, grazie.
Punto e basta, un viaggio nell'infanzia, 1944-1948, di Angelo Frillici, pubblicato dal gruppo Albatros Il Filo nella collana Vite. La guerra, la paura e la sofferenza aprono la porta con violenza e da lì entra prepotente il destino, un vento impetuoso che assale il piccolo Angelo di notte e lo strappa dal suo letto per trascinarlo nelle strade buie della città di Avezzano, bombardata dagli aerei. C'è un treno ad aspettarlo, l'importante è che lo porti lontano, il più lontano possibile. Al termine il viaggio finalmente c'è la quiete, il sole splende alto, ad accoglierlo ci sono la pace e la serenità di una piccola casa in cima a un paesino, non c'era ombra. Qui gli occhi di quel bambino che intanto si fa uomo conoscono giorno dopo giorno l'essenza vera che impasta la realtà umana, intinta di bontà e di cattiveria. Come malvagi appaiono gli uomini nudi, privi della maschera di un mondo normale che tutto travisa. E lì la mente e l'animo maturano e si arricchiscono di sentimenti e ideologie che resteranno salde nel tempo, durante tutto il percorso di una vita. Radice e resistenza si avviluppano in questa biografia profonda e sincera, dove il personale si fa tutto e viceversa, lasciando sempre vedere una possibilità, quella di proseguire nel cammino verso un mondo migliore. Nome? Enrico. Cognome? Gavio. Che cosa ci sei venuto a presentare questa sera? Il libro Anno Domini 2013, L'ultimo maestro segreto di Giacomo Vicentini. Da chi è stato pubblicato? Dal gruppo Albatros. E a che genere appartiene? Al genere storico-esoterico. Storico-esoterico vuol dire che non è ambientato ai giorni nostri. È ambientato nell'ultimo millennio, praticamente dal fine 1100 fino al 2013. Ci sono dei veri e propri protagonisti in questo libro? Sicuramente Giacomo è il protagonista fondamentale. Poi ci sono personaggi storici come Francesco, che diventerà San Francesco, come Chiara, che diventerà Santa Chiara, come Aldo Moro, da leggere, ve lo consiglio. E tutte queste grandi personalità all'interno di questo romanzo, da che filo sono collegate? Sono collegati da un filo che parte appunto dalla scoperta di questi tre libri sotto le macerie del Tempio di Salomone e che si ripercuotono per un millennio fino ad oggi. Il lettore troverà molto più di un racconto in queste pagine? Assolutamente sì, troverà un racconto storico, potrà andare a verificare i fatti, potrà fare un lavoro di ricerca su se stesso grazie agli eventi che capitano in questo millennio attorno a questi tre libri, metterà in dubbio le proprie credenze. Un saluto a tutti i lettori, ma soprattutto un invito a leggere Tra le righe. Anno Domini 2013, L'ultimo maestro segreto. Nome? Chiara. Cognome? Barberis. Da dove vieni? Da Roma. Come si intitola il tuo libro? Una piccola cosa. A che genere appartiene? È un romanzo. Chi l'ha pubblicato? Europa Edizioni. Il tuo è un romanzo che ha un protagonista, una protagonista, due protagonisti? Sì, i protagonisti sono Alessandro e Bianca, due trentenni. Di che cosa sono alla ricerca e come avverrà il loro incontro? I protagonisti sono Alessandro e Bianca e il loro incontro avviene attraverso la chat. Una chat che promette, una chat che nasconde, una chat che gli permetterà di conoscersi o di fraintendersi? Una chat che inganna, una chat che illude, una chat che li porta a conoscere le profonde corde dell'animo. Pensi che il tuo sia un romanzo ottimista o pessimista? È un romanzo ottimista. Ottimista rivolto a chi? Chi ha bisogno di questa chiave di lettura sull'amore? Chiunque abbia provato una relazione tossica e chiunque non abbia saputo riconoscerla. E allora che messaggio vorresti dare a tutti i tuoi lettori e a tutte le tue lettrici? Di amare sempre, perché vale sempre la pena, però di riconoscere anche quando non è amore. Un saluto a tutti noi. Ciao, grazie. Nome? Silvia. Cognome? Minardi. Da dove vieni? Vivo in Sicilia. Come si intitola il tuo libro? Nata dalle mie ceneri. A che genere appartiene? È un'autobiografia. Chi l'ha pubblicato? Europa Edizioni. Da dove parte il percorso del tuo racconto? Parte dalla mia infanzia. E lì ci sono già state le prime sfide? Diciamo, i primi conflitti con la mia famiglia si verificarono in seguito alla mia scelta universitaria, perché scelsi di iscrivermi alla facoltà di psicologia, ma a Padova, quindi ben distante da casa.
E poi che cosa successe all'interno della tua vita lavorativa? Mi sono imbattuta in un caso molto complesso, difficile. Io mi occupavo di adolescenti e di bambini all'interno di un sistema sanitario pubblico. E arrivò una giovane deviante che aveva già alle spalle, diciamo, una storia di prostituzione minorile in una famiglia multiproblematica. Io insieme al medico ci siamo occupati del caso e quella vicenda ha segnato poi la mia vita, perché lavorando col tribunale per i minori, era un caso che ci arrivava dal tribunale dei minori, ho dovuto così, come dire, denunciare l'agire della madre. Ritieni che lo Stato non abbia fatto tutto quello che era in suo potere? Non sono stata sostenuta dalle istituzioni a livello pubblico, né parte da alcune persone che mi sono state vicine, sia in ambito lavorativo, ho avuto delle persone che mi sono state vicine. L'impatto, l'esperienza con la procura, col tribunale è stata devastante. Poi c'è stata una concatenazione di eventi, dovevo rispondere anche all'ordine professionale, ho rischiato di perdere il lavoro, è stata un'esperienza molto dura. Un saluto per i tuoi lettori. Io ringrazio vivamente i lettori futuri, ma i lettori che già hanno avuto modo di apprezzare il testo, perché ho avuto già dei feedback entusiasmanti tramite le recensioni che già sono state pubblicate. Il poeta e la poesia di Luigi Zuzzolo, pubblicato dal gruppo Albatros Il Filo nella collana Le Piume. Laureato in pedagogia, è impegnato a ricercare nelle azioni del quotidiano i valori essenziali della vita e lo fa con autorevolezza, in quanto i suoi temi esprimono concetti che contribuiscono a rafforzare le discipline filantropiche previo una spiritualità innata. In una visione delineata dalla verticalità dei pensieri, il poeta promuove il senso dell'io per elaborare impulsi e sentimenti attraverso la poesia, quella branca lirica che diviene terapeutica di fronte agli specchi della nostra introspezione, quindi ci aiuta a sviluppare i nostri percorsi non solo con esercizi spirituali, ma ci introduce nel tempio dei principi universali dell'uomo, ossia quelli di rafforzare i grandi sociali senza mai allontanarsi dalla pietà celeste. Discorsi incentrati sull'etica, alternati alla certezza, ai valori tra l'umano e il divino in una forma legata alla purezza della parola, alla vitalità del pensiero, alla naturale eleganza del verso, componenti di una realtà che spingono il poeta a scrutare gli affetti, l'amore verso il prossimo, il cosmo e soprattutto la fede, in uno scenario rimembrante la fanciullezza, l'innocenza e il sogno, il tutto in un'armonia atta a suggellare la spirituale identità tra l'evoluzione dell'io e il senso della coscienza. Nome? Mario Ferrante. Da dove vieni? Nato a Roma e vissuto in Brasile. Attualmente opero e vivo a Benevento. Come si intitola il tuo libro? Diario di un ritrattista. A che genere appartiene? Credo alla narrativa. Chi l'ha pubblicato? Albatros Editore. Diario di un ritrattista. È una definizione in cui ti ritrovi o sei un qualcosa di più? Un diario non è mai soltanto un racconto, è una analisi degli accadimenti del quotidiano attraverso una mente creativa. L'artista riesce a farsi sedurre, a farsi incantare da tutto ciò che riguarda il suo quotidiano. Nel tuo diario troviamo anche esperienze quotidiane o solo esperienze quotidiane? Solo esperienze quotidiane, nel senso che anche la cosa più banale viene filtrata dall'animo e dall'occhio dell'artista e diventa una cosa unica e irripetibile. Unica e irripetibile è anche l'esperienza delle tue tele. Con che criterio hai scelto quelle da inserire nell'opera? Alcune di esse possono essere la trascrizione pittorica del racconto, altre invece sono state l'input che ha generato il racconto. Come per esempio molto spesso capita nelle mie tele che è un titolo che genera la tela piuttosto che la tela a proporre il titolo. Sono l'unico artista, credo, che scrive sulla tela il titolo dell'opera. E c'è invece una tela che non sei riuscita a inserire nell'opera e che quindi avrà bisogno di un secondo libro? Sicuramente sì. Sicuramente sì, infatti io sono già all'opera scrivendo il secondo libro, che è un romanzo questa volta e che anticipo brevemente, è soprattutto concentrata in una delle figure che appare spesso nel mio diario, che è Miguel, un amico di infanzia che però è diventato un personaggio totemico. Aspettando il tuo romanzo, un saluto a tutti i tuoi lettori. Bene, sono contentissimo e ringrazio tutti coloro che vorranno leggermi.
Nome. Pietro. Cognome. Ferlito. Da dove vieni? Catania. Come si intitola il tuo libro? Frammenti di vita di un ballerino. A che genere appartiene? Narrativa. Chi l'ha pubblicato? Europa Edizioni. Da dove parte questo tuo racconto? Parte dai miei primi ricordi di infanzia, di scuola, della scuola materna. E dall'incontro con la tua più grande passione. Sì, anche se è avvenuta un po' tardi, però sì, a 17 anni. Momenti che per te sono stati forieri di una decisione difficile all'epoca? Sì, molto difficile, perché avendo finito gli studi del liceo le strade erano due: o andare all'università, in effetti io avrei voluto fare l'ingegnere, oppure seguire l'altra passione, che era la danza, ma ho seguito la danza perché l'università avrebbe avuto anche tempo. Da ingegnere a ballerino, immagino la felicità della famiglia. Sì, mio padre era molto dispiaciuto, perché io provengo da una famiglia di contadini. Io ero già il primo dei Ferlito a essere diplomato al liceo, ed era un orgoglio per mio padre se io fossi stato iscritto all'università in ingegneria. Fra l'altro ero pure bravo a scuola. Che messaggio vuoi lasciare ai tuoi lettori? Che cosa vuoi comunicare attraverso questo tuo racconto di vita? Voglio dire ai miei lettori che devono ascoltare tanto, fidarsi dei maestri di qualsiasi genere e soprattutto seguire il proprio istinto. Un saluto per i tuoi lettori. Ciao, spero che questo libro vi possa dare la voglia di rischiare, perché senza il rischio la vita non diventa un po' monotona. E con l'ultima intervista che avete appena visto si conclude anche questa puntata di 10 libri. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia anche questa sera e vi raccomandiamo di essere nostri fedeli ascoltatori tutti i giorni, stessa ora, stesso canale, con le interviste di Se Scrivendo e con le interviste di 10 libri. Grazie, ciao!